questa mattina abbiamo deciso di essere qui presenti a cogliere l'invito che c'era stato un po' sui social, sui maggiori organi di informazione dei comitati cittadini che protestano per una serie di mancanze che ormai sono divenute croniche nel nostro ospedale. In ultima lo sappiamo tutti, la mancanza del reparto di rianimazione. E quindi ci sembrava doveroso, per quanto ci concerne, anche noi essere presenti, prima, in primis come cittadini e poi come rappresentanti anche dei cittadini, visto che ricopriamo una carica istituzionale. Ovviamente siamo qua con uno spirito per lanciare un messaggio alla città, questo è il nostro intento. Ci dispiace che però forse proprio la città in queste occasioni, questa è la seconda volta che scendiamo in piazza nel giro di pochi mesi, non sia stata così presente, almeno rispetto a quelle che erano le aspettative, perché poi sui social e su altri canali invece riscontriamo un grosso interesse ed è forse la problematica che coinvolge sempre maggiormente i cittadini cavesi. La battaglia è sempre stata fatta anche nelle aule del Consiglio Comunale. Tutta l'opposizione l'ha fatta con coerenza e con decisione. Noi abbiamo avuto un consiglio comunale monotematico sull'ospedale, convocato a richiesta delle opposizioni quando c'era ancora si era in pieno lockdown, e abbiamo richiesto e preteso che il consiglio comunale avvenisse in presenza. Ci sono state varie riunioni della commissione sanità proprio per discutere di questo argomento. Il nostro ruolo di consiglieri comunali è questo qui: farci interpreti delle esigenze e dei bisogni della città. La città non può rinunciare all'ospedale, la progressiva chiusura o depotenziamento dell'ospedale di Cava è il più grave tra i sintomi del declino che affligge questa città, e quindi veramente tutti i cittadini cavesi, insieme ai cittadini della costiera amalfitana, e ce ne sono tanti che ci sono vicini in questa battaglia, debbono difendere a tutti i costi l'ospedale di Cava, la salute pubblica, la medicina territoriale, perché da questo dipende la qualità della vita di tutti quanti.